finalmente esce fuori anche l'aspetto culturale, cioè il fatto che è un sito di balneazione all'interno di un parco archeologico sommerso, all'interno di un'area mega protetta dello Stato, quindi una avere a Napoli un'area di balneazione libera, gratuita, in una location del genere è veramente una cosa meravigliosa, un privilegio di questa città, di potersi appunto farsi il bagno tra rovine romane e quant'altro. Nella cornice di un paesaggio costiero fra i più belli e vari del Golfo di Napoli, che dal borgo di Marechiaro arriva alla baia di Trentaremi, il parco sommerso di Gaiola oggi riapre l'accesso alla spiaggia pubblica in un sito prezioso per l'incantevole fusione tra aspetti vulcanologici, biologici e storico-archeologici. Siamo molto soddisfatti che finalmente tutti gli enti che insistono in questo spazio meraviglioso della città si siano messi insieme e abbiano ognuno per le proprie competenze collaborato a costruire una serie anche di buone pratiche che possano diventare come un modello poi da riproporre in tanti altri spazi sia della città che della regione Campania, in maniera da far capire che l'obiettivo degli enti pubblici, che è quello di salvaguardare i beni comuni, se messi insieme può diventare una concretezza. Sono messi appunto tutta una serie di azioni da fare, compreso la bonifica della spiaggia, e come vedete oggi appare completamente diversa rispetto al passato, dove c'erano questi relitti di imbarcazioni pieni di rifiuti da oltre 50 anni sulla spiaggia. E quindi effettivamente una Gaiola nuova, una Gaiola dove non c'è calca, non c'è degrado e la gente sta godendo il mare in serenità. Grazie al protocollo d'intesa tra Comune di Napoli, ente gestore del parco sommerso di Gaiola, autorità portuale e carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, si potrà tornare a bagnarsi nella riserva prenotandosi online e scegliendo il giorno prima fra due turni, la mattina o il pomeriggio, nel numero massimo di 75 persone per volta. Si dovranno inoltre rispettare le restrizioni per l'emergenza Covid-19 e le prescrizioni del piano di sicurezza per i siti culturali e le aree naturali protette, assicurando un comportamento idoneo per poter fruire di un bene pubblico nella tutela e nel rispetto degli ecosistemi naturali. Per riconoscere anche l'importanza di questa zona, dell'area marina protetta, che è anche un parco archeologico in cui insiste una spiaggia pubblica del comune, che deve essere aperta ai cittadini, però è aperta attraverso la prenotazione e anche attraverso l'utilizzo di buone pratiche di comportamento, in modo che i cittadini possano capire che la bellezza di cui possono usufruire va anche protetta e primo da tutti dai propri comportamenti.